mi dica cosa ne pensa. È delizioso. Lei vuole viziare suo padre? Li tenga. Grazie. Allora vi auguro una buona permanenza. Grazie. Di nuovo, buongiorno. Buongiorno. Alexander. Ciao. So che per te non è facile e non lo è neanche per me. Sei tu che mi hai lasciata. Perché fai questo, Katarina? Vuoi dire... perché non faccio le valigie e non me ne vado? Sì. È quello che vorresti, non è vero? Sta tranquillo. Non ho intenzione di vendicarmi. E allora? All'inizio volevo soltanto... andarmene via di qui, però... Alexander, stiamo insieme da 5 anni e ci conosciamo fin da bambini. Come può essere cambiato tutto così all'improvviso? Katarina, se ti stai illudendo che noi due... devi imparare ad accettare la realtà, ok? Te lo consiglio come amico. Vorrei perlomeno capire che cosa ti sta succedendo. Non lo so neanch'io. Dovrebbe portare un bel certificato medico e stare qualche giorno a letto a riposare. Dopotutto ha perso il bambino. Sì, lo penso anch'io. Ma finché non vivi anche tu una certa situazione, non sai come reagiresti. No, speriamo mai. Hai ragione, non lo auguro proprio a nessuno. Comunque io non andrei a lavorare. No. Papà! Papà! Ciao! Ce l'hai fatta! Sei riuscito ad arrivare oggi! Per la mia piccola questo è d'altro. Salve, signor Male. Ciao, Tania. Posso darti ancora del tu? Altro che, ci mancherebbe. Mi farebbe effetto se all'improvviso mi desse del lei. E inoltre mi sentirei terribilmente vecchia. L'aria di campagna vi fa molto bene. Siete in forma splendida. Grazie. In effetti non ho mai dormito tanto bene come da quando sono arrivata qui. Scusate, di sicuro avrete un sacco di cose da dirvi. È meglio che vada via. Ciao! Oh, sono così felice di vederti. Andiamo. Sì. Ah, la tua borsa. Ah. Vorrei tanto saperlo. Forse siamo troppo simili. Troppo simili? Sì. L'hai detto tu. Ci conosciamo da sempre, siamo andati alla stessa scuola, abbiamo gli stessi amici, ascoltiamo la stessa musica, leggiamo gli stessi libri. Sì, e io al ristorante so già che cosa prendi prima ancora che tu legga il menù. Esatto. Ma questo è così bello. Ci siamo innamorati anche perché condividevamo tutto. Oh, era quello che credevo, almeno. E lo credevo anch'io. Ma ad un certo punto ha smesso di essere bello, è diventato tanto soffocante. Mi sentivo in prigione, come se avessi le spalle al muro. Oh, ti ho lasciato tutta la libertà che volevi, non ti ho mai imposto niente. Come fai a dire che ti sentivi in prigione? In cosa ti ho limitato? Non dipende affatto da te, mi devi credere. Io non so più che cosa dirti, sono sconcertata, continuo a non capire. Solo poche settimane fa, al nostro fidanzamento, hai detto davanti a tutti che mi amavi, eppure adesso... Tu lo sapevi? Lo sapevi già? No. Sì. Io forse non avevo il coraggio di ammetterlo. Mi dicevo che sarebbe passato, invece... E invece non è passato. No, non è passato affatto. Mi hai mentito per tutto questo tempo. Katarina, mi dispiace tanto. Io
Credimi, non volevo farti soffrire. Poi non riuscivo a trovare il momento adatto per... Tutto questo è così meschino. È così avvilente. È piccolo, ma è molto carino. Se ci stringiamo un po', ci starai anche tu. Non ti preoccupare, mi cercherò una stanza. Ho visto che c'è una bella locanda vicino al mercato. Ma ti verrà a costare tantissimo. Hai già speso i soldi per il viaggio e adesso anche la locanda. Come farai a pagare il nuovo chiosco? Non c'è problema. Userò i miei risparmi. Avevo tanta nostalgia di queste montagne. Beh, e anche di mia figlia. Ti ho sentito un po' giù nella nostra ultima telefonata. Va tutto bene, Laura? Sì, certo. A volte il lavoro è un po' stressante, ma non sono mai stata così bene in vita mia. E lui si chiama? Alexander. Non ti si può nascondere nulla, eh? Né a te né alla nonna. Alexander. Beh, raccontami qualcosa di lui. Che lavoro fa? Dove vive? Scusami, ma un padre deve chiedere certe cose. Il direttore dell'albergo. Non occorre che mi guardi così. Mi ama davvero. E so che ti piacerà. Alexander. Ora vi presento. Questo è mio padre. Lui è Alexander. Signor Mahler, è un piacere. Alexander Zalfeld. Allora è lei il colpevole. Scusi? È a causa sua se mia figlia sprizza gioia da tutti i pori. Papà, dai. Faccio in modo che questo non cambi mai. Stia tranquillo, signor Mahler. Una ragazza come Laura non si incontra tutti i giorni. Certo. Beh, adesso vorrei andare. Mi sento un po' stanco per il viaggio. Dai, resta, non penserai... No, è solo che vorrei riposare. Allora, ci sentiamo domani. Va bene. Grazie. Salve. Ciao. Ciao. Cosa c'è? Avevo voglia di vederti. Per questo sei venuto fin qui? Ho appena parlato con Caterina. Voleva a tutti i costi che le dicessi perché non la amo più. Oh. Già. Continuava a insistere, voleva una spiegazione. La capisco. Non credi che sia arrivato il momento di dirle la verità su di noi? Avrei dovuto farlo fin dall'inizio. Ora è molto più difficile. Come faccio? Se glielo dico adesso mi accuserà di averla ingannata, il che in effetti è vero. Comunque, prima o poi verrà a saperlo lo stesso. Sì, però nel frattempo se ne sarà fatta una ragione. Oh, scusatemi tanto. Sta tranquilla, stavo per andare via. All'hotel si staranno già chiedendo dove sono. Gli dispiace per Caterina, per questo l'ha lasciata stare qui. Al tuo posto io avrei fatto il diavolo a quattro. Apri gli occhi, ti prego. Se la sua ex si ferma qui all'hotel, lo vuole riconquistare. Caterina può fare quello che vuole. Alexander non vuole più saperne di lei e io gli credo. Ma Alexander è e resta sempre un uomo. E gli uomini non sanno dire di no, lo sai. Soprattutto se vengono provocati a regola d'arte come lei sa fare. Scommetti? Alexander è diverso. È quello che diciamo sempre. Guarda Maxime. Te l'avevano detto tutti di non fidarti. Oh, e io cosa sto facendo? Caterina sta solo tentando di riallacciare la sua relazione con Alexander. È una cosa normale, lo farai anch'io. Per favore, tu hai gli occhi foderati di prosciutto. Quella non tenta. Sta seguendo un programma preciso. Scommetti che ora comincia con il numero della compassione super collaudato. Tu dici? Ed è anche logico. Prima lo costringe ad ascoltarla, poi infierisce con i sensi di colpa e alla fine lo riporta all'ovile. Ma tanto tu non mi credi. Certo. Certo, per quello che riguarda Caterina, sì. Ma so che Alexander non ci cascherà. Te lo chiedo per favore, sta attenta. Io non te lo auguro, ma se tu non sfoderi gli artigli, quella te lo porterà via. Questo non succederà mai.
Guardi che non sto oziando. Il mio turno non è ancora iniziato. No, no, non pensavo nulla del genere. Aspetto una persona. Ah, ecco, sta arrivando. Soltanto un hotel a 5 stelle poteva avere un bagno così bello ed elegante. Te l'avevo detto. Vorrei presentarti il signor Zalfeld, il proprietario dell'hotel. Ecco mio padre. Ha davvero uno splendido hotel, i miei complimenti. Ho sempre sognato una cosa del genere. Grazie. Ci è voluto molto lavoro. Quello che vede non è nato dal nulla. Me ne rendo conto. Mi perdoni, ci conosciamo già per caso? No, credo proprio di no. Che strano, eppure mi sembra di averla già incontrata tanti anni fa. Mi dispiace, davvero non ricordo. Ora la prego di scusarmi. Sua figlia le farà vedere il resto dell'hotel. Vieni, cominciamo dalla cucina. Così farai una vera colazione. Uova sode, speck. Se ben ti conosco, hai mangiato solo pane e marmellata. Hai indovinato. Figuriamoci se Alexander si fa riconquistare da Katarina. Solo perché indossa un bel vestito elegante ed è pettinata e truccata con cura. Katarina però sembra sicura di riuscirci. Sa esattamente quali carte deve giocare con Alexander. E ha intenzione di giocarsele tutte. Devo smetterla di pensare a lei. Devo avere fiducia in Alexander. Ti mando i documenti così li mostri a tuo marito. Non sai quanto ti sono grato. Già, lo so, non è ancora niente di sicuro, ma è un passo in avanti nella direzione giusta. Sì, ti ringrazio ancora. A presto, Angela. Ciao. Quale passo nella direzione giusta? Ero al telefono con Angela. Non hai fatto a pugni con Robert per colpa sua? Il marito è direttore di una banca privata. Spero con il suo aiuto di riuscire a cancellare l'ipoteca. Ah, ecco, si tratta dell'ipoteca. Papà, si può sapere che ti è preso? Hai ipotecato l'albergo per acquistare il terreno per un campo da golf. È meglio che del campo da golf te ne occupi tu. Cosa? Sì, fra poco arriverà il sindaco. Lo so, Cora voleva che ci fossi anch'io, ma... Il campo da golf è un tuo progetto, perciò gli parli tu. Adesso non posso. Ho altre cose da fare. Ti prego, so che posso fidarmi di te. Signor Zalfeld, volevo chiederle se oggi posso andare via prima. È venuto a trovarmi mio padre. Sì. Grazie. Per la visita del sindaco è già tutto pronto e il dessert... Niente rosmarino. Faccio io la salsa allo sherry. Ho fatto anche il dessert. Mi fa piacere. Ricordi però che non è compito suo. Lei qui è solamente un aiutante. Lo so. Grazie. Ah, vai già via. Sì, in via eccezionale. E come sta, Marie? Adesso riposa. Se le serve qualcosa, mi telefoni che io arrivo subito. Sì, ti ringrazio. Ora vai.